In una piccola città, avvolta da un'aria di abbandono e rassegnazione, dove le strade sembravano sussurrare storie di difficoltà e sfide quotidiane, viveva Anna con suo figlio Marco. La loro modesta dimora, una piccola abitazione ai margini della città, era arredata con mobili che mostravano i segni del tempo, testimoni silenziosi di giorni migliori e di speranze svanite. Le pareti scrostate e i pavimenti che cigolavano ad ogni passo raccontavano la storia di una vita vissuta al limite, una lotta costante per mantenere a galla se stessi e i propri cari. Insomma, una lotta nella povertà. Anna, una donna di media statura, con occhi che riflettevano la determinazione forgiata dalle molteplici avversità affrontate, lavorava come cameriera in un ristorante locale. Non un posto rinomato per la qualità dei suoi piatti, ma piuttosto frequentato per la sua posizione centrale e i prezzi, diciamo, più o meno accessibili. Il lavoro era estenuante, con turni che si prolungavano ben oltre l'orario previsto e uno stipendio che malamente copriva le spese iniziali. La trattavano con scarsa considerazione, sfruttandola per ogni compito ingrato, e le mance erano poche e sporadiche, lanciate più per disattenzione che per generosità. Il figlio di Anna, Marco, un ragazzino di 10 anni con uno sguardo curioso e un sorriso timido, si confrontava quotidianamente con le sue battaglie. A scuola era oggetto di derisione a causa dei suoi vestiti consumati dal tempo e delle scarpe bucate, segni evidenti della loro situazione economica precaria. I bulli trovavano in lui un bersaglio facile, ma Marco portava queste umiliazioni con una dignità silenziosa, imparata dalla resilienza di sua madre. L'unico raggio di luce nelle giornate di Marco era Sofia, una compagna di classe dall'animo gentile, che vedeva oltre le apparenze. Tra loro si era instaurato un legame speciale, forgiato nei momenti condivisi a pranzo, dove le risate e le conversazioni li trasportavano lontano dalle preoccupazioni quotidiane. Sofia era l'unica che non vedeva in Marco il ragazzo povero, ma un amico vero, un'anima gemella in un mondo che spesso si mostrava crudele e indifferente. La vita di Anna non era stata sempre così. Orfana in giovane età, aveva sperato di trovare sostegno e calore in quello che restava della sua famiglia. Invece, si era ritrovata respinta, trattata più come un fastidioso intralcio che come un membro da amare e proteggere. Questa dolorosa esclusione l'aveva indurita, insegnandole a contare solo su se stessa, ma le aveva anche lasciato un vuoto profondo, una ferita che non era mai veramente guarita. Così madre e figlio continuavano a navigare le acque turbolente della loro esistenza, tenendosi stretti l'un l'altro contro le tempeste della vita, con la speranza che forse un giorno il vento avrebbe cambiato direzione, portando con sé promesse di giorni migliori. La loro era una storia di resistenza, di amore incondizionato e di quella tenace speranza, nonostante tutto rifiutava di spegnersi. Mentre il crepuscolo avvolgeva la città con le sue ombre, Anna preparava la cena in silenzio, i suoi movimenti meccanici, quasi come se cercasse di distanziarsi non solo dai pensieri ma anche dalla realtà che la circondava. Marco, seduto al tavolo della cucina, la osservava, sentendo il peso di un passato che non completamente era stato svelato. Fu in uno di questi momenti di quiete che decise di chiedere di più sul padre che non aveva mai conosciuto. «Mamma», iniziò Marco, «mi puoi parlare di papà?» Anna si fermò con le mani, ancora immerse nell'acqua insaponata, e per un momento sembrò lottare con i ricordi prima di rispondere. «Tuo padre era un uomo difficile, Marco», disse infine, con un tono che cercava di rimanere neutrale. «Aveva dei problemi con tutti, possiamo dire, non solo con me. Era cattivo». «Ma tu sei stata forte, vero? Sei riuscita a portarci via da lui?» Marco insistette, cercando nei suoi occhi una conferma della forza che aveva sempre ammirato in sua madre. «Sì, mio piccolo guerriero, lui voleva farci del male, a volte faceva del male a me, ma alla fine siamo riusciti ad andare via, hai visto?» rispose Anna, concedendosi un sorriso mentre asciugava le mani su un vecchio canovaccio. «È stata la decisione più difficile della mia vita, non avevo altra scelta, dovevo proteggere te, dovevo proteggerci!» Questo breve scambio apriva una finestra su un capitolo oscuro della vita di Anna, la sua fuga da un marito violento. Era una storia di coraggio e di paura, di notti insonni e di decisioni prese nell'ombra, con la speranza di un futuro migliore per lei e suo figlio. La loro fuga non era stata facile, segnata da insicurezze e dalla costante paura di essere trovati, ma aveva anche rappresentato un nuovo inizio, un primo passo verso la libertà almeno. Mentre il crepuscolo avvolgeva la città con le sue ombre, Anna preparava la cena in silenzio. Una fredda serata d'inverno, mentre il vento sibilava tra le strade deserte della città, il ristorante dove Anna lavorava era insolitamente tranquillo. Le luci soffuse e il calore proveniente dalla cucina offrivano un rifugio temporaneo dal freddo pungente all'esterno. Anna, indaffarata a sistemare le ultime tavole, alzò lo sguardo quando la porta d'ingresso si aprì con uno stridio, lasciando entrare un alito di aria gelida e un uomo dall'aspetto trasandato si poteva vedere.
L'uomo, con i vestiti macchiati e l'aspetto molto stanco, si avvicinò al bancone con esitazione. «Scusate, potrei avere qualcosa da mangiare? Ho dimenticato il portafoglio a casa, ma tornerò domani a pagare», disse con una voce rotta dalla disperazione. Il direttore del ristorante, un uomo dallo sguardo severo e poco incline alla pietà, lo squadrò con disprezzo. «Non serviamo barboni, vattene via prima che chiami la polizia», rispose bruscamente incrociando le braccia sul petto. Anna, testimone della scena, sentì compassione per quell'uomo. Nonostante le proteste del direttore, lei prese una scodella di zuppa calda dalla cucina e si avvicinò all'uomo all'entrata. «Prendi, almeno non avrai freddo stasera», gli disse dolcemente, porgendogli la zuppa con un sorriso gentile. Cercò di fare tutto in modo abbastanza nascosto. L'uomo la guardò con gli occhi lucidi di gratitudine. «Grazie, non dimenticherò mai questo gesto», mormorò prima di allontanarsi nel freddo notturno e per poi svanire. Infine finì il suo turno e tornò a casa Anna, soddisfatta per aver compiuto un gesto così. Il giorno dopo però il direttore aveva visto le registrazioni delle telecamere. «Anna, cosa pensi di fare?» esclamò, furioso per il suo atto di ribellione. «Questo è un ristorante, non una mensa per i senza tetto». «Scusate, ma non potevo lasciarlo andare via così», rispose Anna con fermezza ma rispettosa. «Era solo una scodella di zuppa, la pagherò io. Non farà differenza per il ristorante, ma per lui potrebbe significare molto». Il direttore scosse la testa con disapprovazione. «Questo non è un comportamento accettabile. Vedremo domani cosa faremo con te», minacciò, prima di allontanarsi sbuffando. La notte passò inquietante per Anna, che si domandava se il suo gesto di gentilezza le sarebbe costato il lavoro. Eppure, nonostante l'ansia per le possibili conseguenze, si addormentò con un senso di pace interiore, sapendo di aver agito secondo la sua coscienza. Il giorno seguente le sue peggiori paure si avverarono. Il direttore, dopo aver visto di nuovo le immagini delle telecamere di sorveglianza, decise di licenziarla per aver violato le politiche del ristorante. Anna ascoltò le sue parole con un misto di rabbia e disperazione, consapevole delle difficoltà che avrebbe dovuto affrontare per trovare un nuovo lavoro. Tornata a casa, condivise la notizia con Marco, che l'abbracciò forte, cercando di offrirle conforto. «Andrà tutto bene, mamma. Sono sicuro che troverai un altro lavoro. Sei la persona più forte che conosco», le disse, mostrando una maturità oltre i suoi anni. Anna lo strinse a sé, trattenendo a stento le lacrime. «Grazie, amore mio. Insieme ce la faremo, vero? Dobbiamo solo avere fiducia», rispose, cercando di infondere coraggio a entrambi. Nei giorni successivi al suo licenziamento, Anna si trovò ad affrontare la realtà cruda della sua situazione. Senza un'entrata fissa, le scorte di cibo iniziarono a diminuire e il peso dell'affitto arretrato le gravava sulle spalle come un macigno. Ogni mattina sfogliava gli annunci di lavoro sul giornale, inviava curriculum e bussava alle porte delle attività locali, ma la risposta era sempre la stessa. Non c'erano posti disponibili o si cercavano persone con esperienze specifiche che lei non aveva. «Non preoccuparti, mamma, qualcosa si aprirà», diceva Marco ogni giorno, cercando di mantenere alto il morale nonostante la crescente ansia. «Lo spero, amore», rispondeva Anna, cercando di nascondere la propria preoccupazione. «Dai, magari qualcosa emergerà». Una mattina, mentre Anna preparava una colazione frugale, composta da pane, raffermo e un po' di burro, un bussare insistente alla porta li sorprese. Con un misto di curiosità e timore, temendo potesse essere il padrone di casa con richiesta di pagamento, Anna si avvicinò alla porta e aprì. Davanti a lei non c'era il temuto padrone di casa, ma un uomo in un elegante abito da sartoria, accompagnato da un autista che attendeva accanto a una lussuosa auto parcheggiata sulla strada. L'uomo le era vagamente familiare, ma non riusciva a ricordarselo bene. «Signora Anna?» chiese l'uomo con una voce gentile ma ferma. «Mi scusi per il disturbo. Mi chiamo Roberto. Potremmo parlare un momento?» Anna annuì, ancora incredula, e lo fece entrare. L'uomo si guardò intorno con un'espressione di compassione prima di rivolgere nuovamente lo sguardo verso di lei. «Probabilmente non mi riconosce», iniziò Roberto, «ma sono l'uomo a cui lei ha dato quella zuppa calda, quella sera fredda al ristorante. Quel gesto di gentilezza non l'ho mai dimenticato». Anna rimase senza parole, ricordando finalmente l'incontro. «Ma come mi ha trovata?» chiese ancora incredula. «Non è stato facile, ma dopo aver sentito della sua situazione ho sentito che io dovevo agire», continuò Roberto con un sorriso calmo. «Ho chiesto direttamente al suo ristorante, comunque, la via di casa. E sono qua perché vorrei offrirle un lavoro, signora Anna. Un lavoro che credo possa non solo aiutarla economicamente, ma anche valorizzare le sue qualità umane e professionali. Io mi metto in contatto con aziende, come per esempio il ristorante dove lavorava, per fare affari, diciamo. Il vecchio direttore voleva propormi qualcosa quando ho chiesto la via, ma ho rifiutato dopo aver saputo che l'ha licenziata per quel gesto.
Le lacrime iniziarono a formarsi negli occhi di Anna, mentre l'emozione le soffocava la voce. Non so cosa dire. Grazie, signor Roberto. Grazie davvero. Riuscì a balbettare mentre Marco, che aveva ascoltato la conversazione dall'altra stanza, corse ad abbracciare sua madre. Roberto le spiegò che il lavoro era per un'organizzazione di beneficenza che lui finanziava, dedicata ad aiutare le famiglie in difficoltà. Anna sarebbe stata responsabile della coordinazione delle distribuzioni alimentari e dell'assistenza diretta alle famiglie. Un ruolo che le avrebbe permesso di fare la differenza nella vita di molte persone, proprio come aveva fatto con lui. Mentre Roberto si preparava a partire, lasciò a Anna un biglietto da visita e le istruzioni su dove e quando presentarsi per iniziare il suo nuovo lavoro. «La sua gentilezza ha cambiato la mia vita quella sera, signora Anna. Avevo veramente bisogno di qualcosa di caldo. E ho avuto un paio di problemi, per quello mi sono ritrovato in quella situazione disperata. Ho avuto un incidente d'auto, il mio vecchio autista sfortunatamente ha avuto un infarto, ma non avevo bisogno io dell'ospedale, così la prima cosa che stranamente volevo era semplicemente una zuppa calda. Come quella che mi faceva mia madre quando ero triste o avevo dei problemi e dovevo pensare. Il mio autista sfortunatamente non ce l'ha fatta, ma io, come vede, ce l'ho fatta e come. E alla fine ho assunto un altro autista. Sfortunatamente ero molto, molto legato a quell'autista. Ma sono sicuro che siano successe tante cose quel giorno proprio perché è il destino, magari. Un destino che ci ha fatto incontrare. Ora spero di poter ricambiare quel favore e quella zuppa», disse prima di allontanarsi. Anna e Marco si abbracciarono, sentendo per la prima volta da molto un'ondata di speranza per il futuro. La vita aveva preso una direzione inaspettata, guidata da un atto di gentilezza che aveva posto le fondamenta per un nuovo inizio. Le settimane successive al loro incontro con Roberto furono un vortice di cambiamenti per Anna e Marco. Il primo giorno di Anna alla Fondazione di Beneficenza fu un misto di emozioni, eccitazione per il nuovo inizio, ma anche ansia per le aspettative e le responsabilità del suo nuovo ruolo. Fu accolta con calore dal team, un gruppo di persone dedicate, appassionate, determinate a fare la differenza nella comunità. Il lavoro si rivelò essere tanto impegnativo quanto gratificante. Anna si trovava spesso in prima linea, incontrando famiglie che lottavano contro le stesse avversità che lei aveva affrontato. La sua esperienza personale e la sua empatia naturale la resero un punto di riferimento per molti, capace di offrire non solo aiuto pratico, ma anche conforto e comprensione. «Come stai trovando il lavoro, mamma?» chiese Marco una sera, mentre cenavano nella loro nuova casa, un confortevole appartamento in un quartiere tranquillo, lontano dalla precarietà della loro vita precedente. Anna sorrise, riflettendo sulla domanda. «È incredibile, Marco. Ogni giorno mi sento come se stessi facendo una vera differenza. E vedere il sollievo sul volto delle persone quando ricevono l'aiuto di cui hanno bisogno mi ricorda quanto siamo stati fortunati». Marco annuì, il suo cuore gonfio di orgoglio per sua madre. «E io sono così orgoglioso di te, mamma. Hai sempre aiutato gli altri, anche quando avevamo poco. La loro vita era cambiata in modi che non avrebbero mai immaginato». Oltre al nuovo lavoro, Roberto aveva insistito affinché Anna accettasse un'assistenza finanziaria iniziale per stabilizzare la loro situazione. Grazie a questa generosità, Marco poté finalmente godere di cose che prima erano fuori dalla sua portata. Vestiti nuovi, libri e persino lezioni di pianoforte, una passione che aveva sempre desiderato esplorare. Ma non era solo il benessere materiale a rendere la loro nuova vita così diversa. Era la sensazione di sicurezza, la consapevolezza che non dovevano più preoccuparsi di cosa avrebbero mangiato il giorno seguente o se avrebbero avuto un tetto sopra la testa. Tuttavia, non tutto nella loro nuova realtà era perfetto. Marco notò che, a scuola, alcuni dei suoi compagni che prima lo ignoravano o lo deridevano per la sua povertà, ora cercavano la sua amicizia, attirati dalla sua improvvisa ascesa sociale. Ma Marco era cauto, ricordando le parole di sua madre sulla vera natura dell'amicizia e sulla lealtà. L'unica persona che Marco continuò a tenere vicino fu Sofia, l'amica che era stata al suo fianco nei momenti più bui. «Non importa cosa cambi intorno a noi, tu sarai sempre la mia migliore amica», disse Marco a Sofia durante uno dei loro consueti pranzi insieme a scuola. Sofia gli sorrise, stringendogli la mano. «E tu sarai sempre il mio, ricchezza o povertà non cambia chi siamo dentro». La vita di Anna e Marco è la dimostrazione vivente che, nonostante le avversità e le sfide, la gentilezza e la determinazione possono aprire porte che sembravano per sempre chiuse. La loro storia era un promemoria che, a volte, un singolo gesto di gentilezza può ritornare a noi in modi che non avremmo mai immaginato, cambiando la nostra vita in meglio.